Siamo tornati dopo qualche mese a Villa Gambaro, in quel di Albaro. La situazione non è certo migliorata, sono stati tagliati un po' di alberi, però il letto di foglie persiste da tutte le parti, sia nelle cosiddette aiuole, che in realtà aiuole non sono, sia nei vialetti. Il taglio è stato fatto soprattutto nella zona che dà verso delle abitazioni, quindi è stato fatto per evitare che possa cadere qualche albero sulle proprietà private, perché dall'altra parte assolutamente non è stato tagliato nulla. Diciamo che la situazione è sempre abbastanza critica, la villa sembra abbandonata a se stessa, utilizzata prevalentemente, almeno a quest'ora, da proprietari di cani che spesso si dimenticano di raccogliere le deiezioni dei loro animali. Arrivederci alla prossima villa.